Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre. Oggi è martedì 1 ottobre. Comincia ottobre e non poteva cominciare per noi nel modo migliore, perché chi vi parla è Gianluca Gifuni, c'è Spider-Man in regia, saremo insieme sino alle 13 in compagnia, in carne ed ossa, qui negli studi di Radio Marte, di Mimmo Malfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport. Mimmo, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, che bello, devo dire è un'emozione, ecco, ritrovarmi qui con te, ma soprattutto vivere questa nuova esperienza con Radio Marte. Lasciami 30 secondi per ringraziare gli editori della loro fiducia, sarò qui tutti martedì in questa ora che vivremo insieme con te e con tutti i nostri radioascoltatori. Vivremo insieme questa splendida stagione, perché insomma le premesse ci sono tutte, perché insomma sembra un segno del destino, ma Mimmo Malfitano esordisce il 1 ottobre 2024 a Radio Marte in carne ed ossa con il Napoli primo in classifica. Ma guarda Gianluca, io in passato ho già portato fortuna al Napoli, il Napoli ha vinto lo scudetto quell'anno e credo adesso è un mese che sto già dicendo, perché ne sono ampiamente convinto, che lasciate stare le dichiarazioni di facciata, ovvero basta il posto in Champions, io sono convinto che né De Laurentiis né Antonio Conte giochino per non vincere quest'anno, quindi abbiate fede e speranza, perché io credo che questo Napoli potrà arrivare fino in fondo. 0816363663, telefoni aperti da questo momento in poi per intervenire in diretta per le vostre domande al programma e a Mimmo Malfitano, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Però noi esordiamo di solito sempre con un breve collegamento con il nostro inviato a Castel Volturno, che è Pasquale Tina, e che noi chiamiamo in causa ciao subito. Ciao Pasquale. Ciao Mimmo, è bello sentirti, buongiorno a tutti. Anche buongiorno Pasquale. Pasquale, insomma, qual è la situazione? Napoli che continua gli allenamenti, perché si gioca venerdì, quindi non c'è stata pausa, nel senso che... No, nessuna pausa, domani parla anche Conte, mi conferma insomma la conferenza più giorni della partita, e vedremo insomma che ci dirà insomma per quanto riguarda le sue sensazioni in vista di questa gara col Como. Sul fronte formazione ti dico insomma che immagino che sarà confermato quello che ha detto Conte. Quindi confermato l'11 iniziale, che poi chiedo a Mimmo Malfitano, è il migliore, quello con Caprile in porta, Omeret quando sarà guarito, Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno, Olivera, Anghissà, Lobotka, mediana con Politano, McTominay e Kvaratskhelia alle spalle di Lukaku. È questa la formazione migliore, è questa la formazione che giocherà la maggior parte delle partite dall'inizio? Beh, io credo che questa sia la vera identità del Napoli, sono questi 11 uomini e sono rappresentano anche questo modulo di gioco sul quale Conte punterà dopo aver superato la fase sperimentale inizialmente con il 3-4-2-1 e a questo punto finalmente si è convinto, ma non perché non fosse in grado, perché lui ha prima voluto sperimentare, capire di che cosa contasse questo organico, dopodiché ha fatto le sue scelte e direi che strutturalmente il Napoli sarà questo. Allora 0816363663, noi siamo con Mimmo Malfitano in studio, in carne e ossa, in collegamento con Pasquale Tina, nostro inviato a Castel Volturno, a 3 giorni da Napoli-Como, 7ª giornata del campionato di calcio di Serie A che si giocherà al Maradona alle 18:30 di venerdì. Andiamo al telefono, nel frattempo è arrivato Gigi Soriani in regia, che salutiamo di ritorno dalla Germania, dove ormai lui fa serate una dietro l'altra. Oktoberfest. Lui è ormai tedesco, ormai lui tra Bayer Leverkusen, Bayer di Monaco, Eintracht di Francoforte, insomma è sempre lì. Andiamo al telefono, buon pomeriggio. Qual è il suo nome? Sì, buon pomeriggio, sono Salvatore. Salvatore, buon pomeriggio. Allora, due cose, contentissimo per il primato, per il lavoro che sta facendo Conte, però due critiche se mi consente. Allora, la prima, deve smetterla di piangere in conferenza quando dice che non gli è stata fatta una squadra per competere in Europa. Quando dice che è uno svantaggio fare una partita a settimana, per me la rosa del Napoli può tranquillamente fare la Champions quest'anno. Ieri l'ho fatta vedere. Scusa Salvatore, io ieri ho fatto vedere Inter Milan, Juventus e Napoli nei doppi ruoli. Ora il Napoli nei doppi ruoli ha Meret e Caprile in porta, a destra Di Lorenzo e Mazzocchi all'occorrenza come terzo Zerbin, Rachmani e Rafa Marin al centro,
Buongiorno e Juan Jesus al centro e Oliveira e Spinazzola dall'altro lato. A metà campo Anguissa e Lobotka, ci sono Foloruncio e Gilmour. Davanti a destra Politano, Neres, McTominay, Raspadori, Paraschelia, Ngonghe e poi Lukaku, Simeone. Mi sembra che a questo facciamo rispondere Memmo Alfitano. Non sia proprio sì, una squadra. Posso chiudere la critica, Gianluca? Sì, concludi. Sì, il motivo per il quale lui ha messo Mazzocchi al posto di Kvara l'ultima mezz'ora per difendersi a 5, cioè io non ne ho visto proprio il motivo, in quanto il Monza ha fatto zero tiri in porta, cioè tu la partita la devi chiudere 3-0, non difenderti. E quando affrontiamo le grandi, che facciamo allora? Grazie e buona giornata. Grazie, Salvatore. Allora, Conte dice, forse dice qualche bugia. Una piccola bugia, che il Napoli ha il vantaggio di giocare una sola volta alla settimana, ma lo svantaggio che rispetto alle altre che giocano anche le coppe avrebbe una rosa, diciamo così, forse numericamente meno attrezzata. È così, Mimmo? Allora, dal punto di vista della rosa probabilmente avrà ragione. Forse perché... solo in difesa però. Sì, ma direi pure un po' a centrocampo, perché Foloruscio per esempio è un giocatore che non sappiamo che cosa può essere in una grande squadra e soprattutto giocare in Europa ad altissimi livelli. E lo stesso Simeone, insomma, qualcosa si sarebbe dovuto fare eventualmente se il Napoli fosse andato in Champions. Però io dico, caro Conte, in Champions il Napoli non c'è, quindi è inutile parlare di un qualcosa che non è reale. E poi ovviamente sul fatto che Conte si è messo a 5 in difesa per difendere 2-0. A 5 in difesa, io dico, obiettivamente noi vogliamo sempre trovare il cosiddetto pelo nell'uovo anche per creare la discussione, però io non starei tanto a guardare questo. A noi interessava il risultato, anche perché in questo momento il Napoli, come ho già detto nei giorni passati, ha la possibilità, secondo me, nel giro di un mese di staccarsi in testa alla classifica con 4-5 punti sulla seconda. Questa è la mia idea del momento, per cui ben vengano le vittorie, poi lo spettacolo sicuramente ci sarà, perché il Napoli ha anche qualità. 0816363 per intervenire in diretta. Mazzocchi per Kvaratskhelia entra al 75esimo, a un quarto d'ora dalla fine, non a mezz'ora, ci ricorda questo amico. Salve Gif, devo fare ammenda col capo cosparso di cenere. 1. Non credevo che Conte venisse al Napoli. 2. Non credevo che De Laurentiis prendesse giocatori chiesti da Conte. 3. Non credevo che Conte potesse giocare mai a 4 dietro. Non ne ho azzeccata una. Scusami Gif, Aldo da San Giorgio, perché evidentemente sono cose che ho detto io ripetutamente qui, e lui, Aldo da San Giorgio, evidentemente avrà scritto il contrario, non credendo a tutti questi aspetti. Pasquale Tina, Castelvolturno, ci sono novità prima di tornare al telefono per la questione Mario Rui e anche per il contratto di Kvaratskhelia, che è, diciamo così, è strutturato per essere rinnovato, però ancora non si è arrivati alla fumata bianca. No, Gianluca, per quanto riguarda Mario Rui, al massimo farà qualche allenamento in gruppo se la società decide di evitare il provvedimento, questo reintegro, che però risarcimento, parliamo insomma di situazioni non molto preoccupanti, al massimo la società potrebbe concedere di fare qualche allenamento in gruppo, ma non tornerà né nella lista dei 25 né sarà convocato da Conte. Mario Rui è fuori dal progetto del Napoli, ma è fuori da quest'estate, cioè non è che siano cambiate le cose. Per quanto riguarda Kvaratskhelia, ieri c'è stato un incontro, ma non risolutivo neanche ieri. Vediamo, pare che ci sia un nuovo appuntamento dopo la sosta. Io non credo che il Napoli arrivi agli 8 milioni chiesti da Kvaratskhelia. Bisogna capire se. Mi sembra un'esagerazione da 1 milione e 2 a 8. Se Kvaratskhelia accetti 6, che al momento non ha preso in considerazione, è chiaro che Gianluca, secondo me, se non si arriva al rinnovo in tempi brevi, e poi magari Kvaratskhelia quest'estate sarà messo sul mercato. Vedremo, perché sarebbe una cosa triste, però in linea con la condotta del Napoli. Ma sai, a 2 anni dalla scadenza, io non credo che poi il Napoli possa permettersi di aspettare che vada un anno di scadenza. Quindi se firma in questi mesi, bene, altrimenti finisce comunque la stagione all'ingaggio attuale
e viene messo sul mercato, viene messo sul mercato. Io penso che eventualmente, se Kvaratskhelia accettasse una clausola, potrebbe magari prendere intorno ai 6 milioni, ma io a naso non penso che Kvaratskhelia accetterebbe una clausola alla Osimhen, no? Che quest'anno è stato un po' poi pure un ostacolo nella questione della cessione dell'attaccante, da un periodo che poi è andato in prestito al Galatasaray, quindi è un attimino da valutare bene. L'unica cosa è che i rapporti tra le parti comunque sono abbastanza buoni rispetto a quelli che avevano con Osimhen. Pasquale, abbiamo Ciro al telefono, chiamiamolo in causa subito. Ciro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Senti, ma io non riesco a capire tutte queste critiche su Conte. Conte così è fatto. Cioè, mi interessa solo il risultato. Scusi, signor Ciro. Stanno criticando a Conte perché il secondo tempo non ha mai vinceva. Era un tifoso come lei, nel senso che ha espresso la sua votazione, è un tifoso. Sì, vabbè, ma è inutile. Lo spettacolo di Stanley bisogna andare al circo per vedere lo spettacolo. Vabbè, lei, insomma, a lei piace questo Napoli, no? Sì, niente di meno. Che significato ha il primo posto dopo 6 giornate di campionato? Fa no, bene a Conte a smorzare gli entusiasmi? Oltre agli entusiasmi, Conte non lo lascerà nemmeno mai il primo posto. Ci giocheremo ci commesso. Grazie Ciro, grazie. Fa okay, bene a smorzare Mimmo, grazie. Vedi, Ciro la pensa come me. Conte ovviamente deve fare il proprio mestiere, che è anche quello di pararsi il sedere un po', ecco, il sedere, perché non è facile. Siamo appena all'inizio del campionato, non della stagione. Il Napoli in stagione avrà solo l'impegno di Coppa Italia e del campionato, quindi lui dovrà mantenere la tranquillità, dovrà evitare che si esalti troppo la sua squadra, il proprio lavoro, perché poi alla fine, se dovesse andare bene, giustamente dovrà scalzare dal posto di occupato da Spalletti ancora tutt'oggi, e quindi sedersi su lui su quella poltrona. Allora, buongiorno, Malfitano sarà il McTominay di Radio Marte, ci scrive questo amico Antonio, io lo chiamo Big Mac, ma anche te, perché sembra un doppio hamburger, perché insomma può fare tante cose. A proposito di questo, ma cosa ne pensa dello scozzese? È capace di legare il gioco tra centrocampo e attacco, o solo uno che tira bene verso la porta? Sapete che facciamo? Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, salutiamo Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, che sentiremo nelle prossime ore. Ciao, grazie Pasquale, e con Mimmo Malfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport, ci ritroviamo in carne ed ossa qui in studio in Forza Napoli sempre per parlare di McTominay, del primo posto del Napoli. Che significato ha il primato? Anche se forse è presto, a tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, con Mimmo Malfitano in studio in carne ed ossa con noi. Mimmo, buon pomeriggio di nuovo. Ciao Gianluca, eccomi. Hai visto i nostri studi? Sono belli, grossi, insomma, accoglienti. Belli studi, tanta bella gente, tanti amici che non vedevo da tempo, all'improvviso me li ritrovo tutti, e quindi ancora più bella, va. Auguri Malfitano, professionista serio e pacato, scrive questo amico. Sentiamo un po' di messaggi vocali prima di andare al telefono, 0816363, eccoli qua. Buongiorno Gifuni. Buongiorno Radio Marte, sono Peppe dal Vomero. Cosa dire del caso Kvaratskhelia? Perché comunque è un caso. Kvaratskhelia non vuole rinnovare a 6 milioni. E vabbè, ne abbiamo lo parlato. Al Paris Saint Germain ne prenderemo 110-120 e faremo ancora una super squadra, una squadra di marziani. Mojo. Possibile, Mimmo Malfitano, che quando c'è un campione a Napoli, l'andazzo è sempre lo stesso, cioè o si rinnova le condizioni del calciatore oppure bisogna metterlo sul mercato con tutte queste tribolazioni? Gianluca, io non voglio essere il solito rompiballe, ecco. Ok? Però devo dire una cosa, ma tutti quanti noi abbiamo dimenticato ciò che è accaduto in estate? In estate il nostro carissimo Kvara voleva andare via e hanno cercato in tutti i modi di forzare il blocco per andare via, ma De Laurentiis
è stato molto più duro e quindi hanno dovuto in qualche modo riflettere su questa presa di posizione, sia il giocatore sia il proprio procuratore. Quindi perché dico questo? Perché secondo me da allora ad oggi è cambiato poco, se non nulla. Il giocatore ovviamente fa il proprio dovere perché è contrattualizzato e soprattutto perché non può stare qui a, sì, Mimmo, ma gli 8 milioni che lui vuole dipendono dal fatto che qualche altro club gli ha promesso certo, più o meno una cifra analoga. Ma ne hanno promessi 10 di milioni ecco. A stagione, quindi è giusto che lui faccia le proprie valutazioni. Dall'altra parte c'è un presidente che conosciamo bene, è uno che manco dinanzi probabilmente, non lo so se con Maradona avessi avuto un comportamento del genere, però resta il fatto che finora non ha mai voluto cedere e lo dimostra l'affare Osimhen che non è andato in porto. Quindi anche Kvaratskhelia, poi bisognerà capire un'eventuale valutazione di mercato, perché un 120-150 milioni resterà comunque un peso per il Napoli, perché questi soldi, Gianluca, non li spende più nessuno. I grandi club, basta guardare Barcellona, Real Madrid, Manchester City, United, Arsenal, Paris Saint-Germain non hanno più le condizioni per poter sostenere bilanci pesanti e soprattutto in rosso. Certo, andiamo al telefono, nel frattempo Gifuni con una sola F, un saluto a te Mimmo Malfitano da Londra, ci scrive Oreste, lo salutiamo affettuosamente. Andiamo al telefono, buon pomeriggio, il suo nome? Pronto? Ah, Gianluca, eccoci qua, mister Canni, buon pomeriggio. Ciao. Come sta? Gigi Canni con noi. Gigi Canni con noi, c'è anche Mimmo Malfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport, qui in studio con noi. Ciao Mimmo. Ciao grande Gigi, che piacere trovarti. Allora, dopo Mimmo Malfitano risponderà su McTominay all'ascoltatore di prima, però Canni, che significato ha il primo posto del Napoli? È vero che sono passate solo 6 giornate, però insomma il Napoli ha ribaltato una situazione depressiva dell'anno scorso ed è tornato a certi livelli, cioè in poco tempo. Questo io non avevo dubbi, sarebbe ritornato quando l'allenatore è stato scelto Antonio Conte, quindi l'ho detto dall'inizio, l'acquisto più importante è stato lui, perché avevamo bisogno di un allenatore di questo tipo, era una situazione delicata e devi prendere un allenatore esperto, vincente, che sa cosa deve fare con una squadra forte, perché è una squadra di qualità, grossa qualità, ci voleva un allenatore che questa qualità la facesse esprimere. Senta, io volevo un attimo parlare di McTominay, visto che ci siamo. Adesso avevano chiesto a Mimmo Malfitano, ascoltatori, cosa pensa di McTominay. Adesso chiedo a Mimmo cosa pensa di McTominay. È un giocatore che deve legare centrocampo e attacco o è semplicemente uno che deve tirare verso la porta? Mimmo? No, ma che tirare verso la porta? È una caratteristica quella di questo ragazzo che cerca anche la conclusione dal limite, cosa che il Napoli negli anni passati ha sfruttato molto poco. Però direi che proprio la presenza di McTominay ha convinto Conte a modificare anche quello che era un po' la sua idea tattica, no? Per trovare anche posto a questo ragazzo e soprattutto far esprimere meglio, perché noi abbiamo sempre detto: ma perché si usano giocatori fuori dai loro ruoli naturali? No, l'avevamo detto di Rachmani, di Buongiorno della difesa 3, adesso con la difesa 4 di Lorenzi al proprio posto e due centrali altrettanto, Olivera a sinistra per quello che è la sua posizione, e così anche il centrocampo è strutturato meglio, c'è maggiore copertura agendo a tre, e soprattutto McTominay rispetto agli altri due ti garantisce anche quella fase di inserimento che probabilmente negli anni passati aveva assicurato prima Hamsik e poi Zielinski. Ecco, devo dire che nell'ultima partita McTominay ha giocato quasi da attaccante aggiunto, cioè da seconda punta, spesso spalle alla porta, ha giocato anche a fare da sponda proprio come fosse un perno come centrale. Hamsik, no, ecco. Per carità, con le debite proporzioni, però anche Hamsik spesso giocava quasi da seconda punta. Gigi Canni, mister,
Ma lei si aspettava anche che Conte avrebbe cambiato assetto tattico e sarebbe passato alla difesa a 4 col centrocampo a 3, magari per inserire uno come McTominay, appunto? Lui ha provato all'inizio a fare a tre dietro, ha provato perché era il suo modo di vedere il calcio, ma è un allenatore ormai, oltre ad esperto, è una persona intelligente e, come ho detto prima, la procura dell'allenatore è far esprimere i giocatori nel ruolo più importante dove riescono a rendere al meglio. Lui ha fatto questo, non c'è stata difficoltà, ha fatto delle prove e le sta facendo anche adesso. Perché poi il discorso è che lui sta costruendo una squadra non solo per quest'anno, ma per gli anni. Lui sa cosa vuol dire costruire per vincere nel tempo. E quindi adesso siamo solo alla sesta, la prossima è la settima, mi pare. Sì. E lui sta provando tutto quello che è possibile perché ha avuto la bravura, lui e la società e i giocatori, che sono di qualità, grossa qualità. Giocatori ha voluti lui, ha voluto tenere quelli che volevano andare via, non gli è fregato niente di che Osimhen se ne fosse andato, a preso Lukaku, perché lui ha un progetto di anni. E io l'ho detto dall'inizio che il Napoli nei prossimi 2 anni vincerà qualcosa. Adesso non ti so dire cosa, perché poi sai, è difficile vincere lo scudetto il primo anno. Io spero per lui sì, per voi sì, ma è chiaro che è difficoltoso, però si vede la mano dell'allenatore, ma si vede un allenatore che sta costruendo e la gente deve avere pazienza, a parte che io ero certo che lui avrebbe tirato la gente dalla sua parte, perché è troppo bravo, non ha problemi di questo tipo e lui sa far rendere i giocatori, e quando poi il pubblico vede i giocatori che rendono, con la facilità tra virgolette di avere giocatori di qualità, peraltro no, lei non è fai a Napoli, niente, cioè no, dico, lei è a Napoli in questi giorni, quindi avrà anche a Capri avrà toccato con mano l'entusiasmo della gente, no? Ma ieri sera sono andato a mangiare un ristorante qua a Capri Geranio dove non vedeva l'ora, il figlio del proprietario penso la lascio mangiare, poi le devo chiedere delle cose. E che le ha chiesto? Si può sapere, mister, che le ha chiesto? Conte, lui voleva sapere da me, mi ha fatto parlare, poi mi ha detto era quello che volevo sentirmi dire. Io ho parlato solo della qualità di Conte, del far rendere i giocatori, di essere un allenatore che ti fa lavorare, che ti fa esprimere, che un giocatore che ti sta sul collo, che ti mette nelle condizioni di rendere al meglio. A proposito di... Alla fine mi ha detto, era quello che volevo sentirmi dire. Certo. A proposito di ristorante, c'è un amico che scrive: caro Gif, a Mimmo Alfitano piace mangiare bene. L'ho conosciuto da Nello, pasta e pizza a Santa Maria di Castellabate, Geppino Mele. Mimmo Alfitano, sei come ottimo, Gigi Canni, vi piace mangiare bene. Ottimo ristorante, quello citato dal nostro amico, dove vado spesso durante le vacanze estive. Sì, mi piace mangiare bene. Ma anche a te, che hai sentito a Gigi Cani, gli allenatori poi quando mangiano. No, io a Gigi voglio chiedere una cosa. Gigi, dimmi, Mimmo. Tu conosci Conte, quindi come collega ne avrai apprezzato, così come stai confermando quelle che sono le qualità di questo allenatore. Però ti chiedo, conoscendo il personaggio ambizioso, scuola Juve, che non conosce che cosa significhi non vincere, e tu credi che veramente quest'anno lui, con questa squadra strutturata, direi forse in maniera diciamo giusta per poter ambire a qualcosa, pensi che davvero lui punti solo a rientrare nella zona Champions? No, bravo, è quello che volevo ascoltare. Sì, ma io ho detto anche che lui a breve vincerà qualche cosa. Sì, sì. No, ma io... E lui adesso sa che se la gioca. Lui è certo, in questo momento lui sa che se la gioca. Esatto. Quindi intendo qualsiasi roba. Anche perché questo inizio di campionato e anche di stagione, guardando un po' anche la Champions e l'Europa League,
insomma, le dirette, ecco, antagoniste del Napoli, mi pare che ogni tanto, insomma, emerge qualche difficoltà, che sia l'Inter, che sia il Milan, che sia la Juventus. Io non voglio dire che il Napoli è un carro armato, assolutamente, anche perché finora gli avversari, a parte la Juve, non sono stati irresistibili, però mi sembra che, io ho detto una cosa, Gigi, poi chissà, non per sminuire il valore delle prossime tre avversarie del Napoli, che saranno Como, Empoli e Lecce, però ho detto fra 4 settimane il Napoli sarà in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio sulla seconda. Esagero? Non lo so, guarda, io so soltanto, in riferimento a quello che stai dicendo tu, che lui, essendo molto esperto della categoria, perché è stato giocatore nella Juventus e quindi la Serie A la conosce bene, poi ha fatto per tanti anni allenatore vincente, lui ha sicuramente al 90% la conoscenza della forza degli avversari e quindi la mette in proporzione a quello che è la crescita della sua squadra, e lì lui fra 4-5 partite secondo me saprà cosa potrà fare quest'anno, ma non è che lo dirà esplicitamente, ma lo farà capire. E ci risentiremo fra 4-5 settimane. L'ultima domanda, Gigi Canni, poi lo lasciamo alla splendida cornice caprese. Ieri è stata una giornata particolare perché Luciano Spalletti, il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio e ex allenatore del Napoli scudettato, ha fatto visita a Napoli all'ospedale Santo Bono per i bambini e ha donato all'ospedale Santo Bono la sua panda, quella dello scudetto disegnata con le firme dei calciatori, per consentire di utilizzarla per le visite domiciliari, quindi per salvare delle vite. Un gesto bellissimo, un momento bellissimo ieri pomeriggio. A proposito però delle parole di Conte, che aveva detto abbiamo lasciato a casa l'io, l'individualismo, l'altro giorno, e abbiamo cominciato a ragionare con il noi, Spalletti ieri ha confermato che questo modo di ragionare di una squadra è il primo ingrediente per poter vincere uno scudetto, insieme al sostegno dei tifosi, e poi c'è ovviamente la squadra in campo. È d'accordo che ragionare con il noi è il primo ingrediente per vincere? Ma l'ha detto perché negli ultimi 10 anni, per come è cambiato il calcio, i giocatori sono un'industria a sé, ognuno di loro è diventato un'industria a sé, quindi è molto facile, ed è difficile per l'allenatore, far pensare ai giocatori invece alla squadra, la disponibilità, alla non nei confronti dei compagni, certo, assolutamente, ma nella maggior parte dei casi è così, perché se no non vinci, anche perché prendi dei soldi, perché vinci qualcosa e giochi in squadra importanti, e i giocatori non sono stupidi, solo che bisogna ricordarglielo, e Antonio è uno di quelli che è un martello giornaliero. Senta, ma una curiosità, rispetto alla formazione di Spalletti che vinse lo scudetto, nell'undici titolare, diciamo, ci sono 3 elementi diversi. Prima c'era Kimmi in difesa, oggi c'è Buongiorno. Prima c'era Zielinski a metà campo e oggi c'è McTominay. Prima c'era Osimhen e adesso c'è Lukaku. Diciamo, ci sono questi 3 undicesimi nuovi rispetto alla squadra di Spalletti. Questa è più forte o meno forte di quella sulla carta? Lo vedremo. Lo vedremo, Gianluca, su, non è una cosa, ma lui ha preso giocatori adatti a quello, ma non adatti solo tecnicamente, tatticamente, adatti. Funzionale, diciamo. Lui. È chiaro quello che pensa lui, li conosceva questi, e quindi, a parte Buongiorno che è giovane, ma aveva visto, è uno dei più forti difensori che ci sono in Italia, ha fatto un grande acquisto in Napoli con questo difensore, perché nell'anno scorso gli mancava il centrale, l'anno scorso è mancato perché difatti ha preso un sacco di gol in Napoli, quindi c'era qualcosa che non funzionava, non era riuscito a trovare un difensore come Kim, e quando ha trovato Kim al posto di Koulibaly l'anno prima, che erano determinanti nella squadra, quindi questo è stato una pecca che Antonio ha immediatamente messo a posto. Nei ruoli più importanti, poi, perché lo scozzese è vero? Sì, scozzese, sì. McTominay, sì. Sì, scozzese è veramente un giocatore di quelli che tu dici vai lì, gioca, trova lo spazio, io ti do delle indicazioni, ma dopo questo è un giocatore che ha istinto, ha qualità, forza fisica, questo è un giocatore determinante per una squadra, è un trascinatore.
E poi c'è Lukaku che non sarà esplosivo come Osimhen, ma è più funzionale. No, ma sono quei giocatori, sono pesanti là davanti, sono pesanti. Tu devi sempre pensare a quello che pensano i giocatori delle squadre avversarie quando incontrano questo tipo di giocatore. Io mi ricordo che molti anni fa Inzaghi mi chiama e mi dice: dovranno giocare la finale con il Liverpool, e c'era Ancelotti allenatore. Mi ha detto, lui non poteva giocare tutta la partita, poteva fare solo un tempo. Mi ha chiamato e mi ha detto: secondo lei è meglio che giochi subito o dopo? Io ho detto: gioca subito, ma per un motivo semplice, perché i giocatori del Liverpool sapevano chi era Inzaghi e quindi avrebbero pensato: i due centrali, questo qui sta sempre sul filo del fuorigioco e rompe le scatole. E allora vai subito in crisi prima di entrare, perché quando tu entri sai chi hai di fronte, eh? E quindi ogni giocatore a seconda del ruolo ha la conoscenza, e allora ci sono dei giocatori che sono quelli che veramente ti rompono le scatole, che ti danno fastidio. Lukaku è uno che ti dà fastidio qualsiasi cosa faccia. Senta mister, dove va adesso? Noi insomma ci faccia sognare un po', noi siamo uno splendido studio radiofonico, però non Capri. Ma devo tornare purtroppo. Ah, ecco. Devo tornare stasera. Rientro. E allora buon proseguimento di giornata. Mi aspetta il Carmine, che è un vostro tassista noto in tutta Napoli, che Carmine, mi aspetta poi alla... Chi è Carmine, bene in casa? Sì, mi stai... Se lo saluti con affetto, perché poi ci conosce bene. Ci porta le sfogliate calde ogni tanto qui a Radio Marche. Ma dai, sì. Lo dirò. Ci porta, se Carmine è ben in casa, ci porta le sfogliate calde, è una persona amabile. Lui, perché adesso il cognome io non lo conosco, perché lo conosco da tanti anni, ma come Carmine basta. È lui. Allora, ce lo saluti tanto, mister, bene, e buon ritorno. Grazie. Grazie. Ciao Mimo, ciao. Un abbraccio. Ciao. Grazie a mister Gigi Cani. Noi voliamo in pubblicità, poi dedicheremo più o meno mezz'ora alle telefonate allo 0816363663 e ai vostri messaggi, che sono tantissimi, per Mimo Malfitano e per Forza Napoli sempre. Tra poco. Come ogni martedì con noi in studio in carne ed ossa qui a Capodichino a Radio Marte, Mimmo Malfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport, che salutiamo ancora. Ciao Mimmo. Gianluca Gifuni al microfono, Gigi Soriani in regia. 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Ne ascoltiamo uno. Ecco. Ragazzi, buongiorno. Mi dispiace per voi, ma il martedì adesso farò altro che sentire Malfitano parlare che Juventino è sfegatato. Allora, eccoci qua. Forse è un modo per. Io stavo aspettando, perché, perché arriva. Perché arriva sempre qualcuno con questa mia juventinità. Io mi sono rotto le scatole obiettivamente di stare continuamente a smentire questi personaggi. Volete così, buon per voi. Va bene, Ciro al telefono, buon pomeriggio. Come vedete, noi non filtriamo le telefonate e nei messaggi, quindi. Un saluto a tutti voi e in particolare anche a Mimmo, che è un grande giornalista e serissimo. Grazie. Gifuri, io vi seguo sempre a bere del calcio. Volevo sapere una cosa da voi, che siete espertissimi. Al posto di Lukaku, se c'era Osimhen. Va bene, allora facciamo rispondere Mimmo Malfitano, però non c'è Osimhen, c'è Lukaku. No, però. Io volevo sapere se c'era Osimhen, se c'era. Che succedeva? Ma come volevo sapere che quanti punti avanti il campionato. Va bene, grazie Ciro. Comunque, grazie. Voi e il saluto in particolare a Mimmo Malfitano. Grazie caro amico. Però vedi, non possiamo ragionare con i sé. Se c'era, se ci fosse stato, chissà. Intanto noi adesso dobbiamo concentrarci su Lukaku, dargli fiducia, perché io ho detto, quando il Napoli ha deciso di rinunciare ad Osimhen, Osimhen ha voluto rinunciare al Napoli, io dissi: Lukaku è il migliore acquisto possibile, perché è tra i centravanti, tra i pochi centravanti, e c'è differenza tra attaccante e centravanti, è veramente tra i pochissimi centravanti al mondo che riesce a svolgere il proprio ruolo nel migliore dei modi e garantendo sempre dai 18 ai 25 gol la stagione. Vincenzo al telefono, buon pomeriggio.
Vincenzo? Eccoci qua. Buon pomeriggio, vi seguo tutti i giorni dalla Somalia, scrive questo amico. Forza Napoli sempre, Salvatore di Casoria. E insomma, ci segue dalla Somalia, lo salutiamo. È proprio dietro l'angolo. Un affetto. Ecco, il nostro amico che prima diceva farò altro il martedì. Beh, arrangiati, perché comunque io voglio ribadire ancora una volta, ogni tanto ricevere applausi fa bene, ogni tanto, raramente nella vita. No, Radio Marte è la radio più ascoltata in questo momento a Napoli, anche più di tutti i network, cioè Radio Marte in questo momento a Napoli negli ultimi sei mesi è la radio più ascoltata a Napoli, quindi se il nostro amico vuole cambiare, decidere di fare qualcos'altro al martedì, liberissimo martedì, cosa si fa di solito? Però non si sposa e non si parte di Marte. Quindi insomma, né sposarti, caro amico, né partire per qualche luogo. Una passeggiatina sul lungomare. Un caffè da qua a Posillipo. Va bene, sentiamone un altro. Ciao Gianluca, un saluto a voi. Mimmo, ti dico una cosa, non te la prendere, perché i scemi purtroppo stanno a tutto parte. No, amico mio. Lo so mio. Che sei napoletano, sei un grande napoletano. Amico ciao, mio, Michele Donna, dottore De Greco. Grazie, ma io non mi piglio collera assolutamente. Ormai sono tanti anni, mi sono un po' abituato, però non posso mica stare sempre qui a ripetere, certo, il no. mio passato da tifoso, da curva B, da ultra, ma gli altri la vogliono pensare diversamente, padronissimi, per carità. Però questo che sia da esempio di cosa? Del fatto che Radio Marte, questa trasmissione Forza Napoli sempre, non filtra né telefonate né messaggi. Siamo assolutamente trasparenti, liberi di far intervenire chiunque purché tutto sia lecito e corretto, educazione cioè. nei limiti dei valori del limite civile, del vivere civile. Carmine al telefono, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo chiedere al dottor Mimmo cosa ne pensa di quest'altra telenovela che secondo me si sta presentando sul rinnuovo di Cravascheglia. Io guardi, ne ho parlato proprio pochi minuti fa. E purtroppo non ero in linea. Ecco, allora faccio un breve sunto velocissimo. Cravascheglia è stato il giocatore che insieme al suo procuratore ha caratterizzato l'estate del Napoli dicendo di voler andare via, così come ha fatto anche Di Lorenzo col suo procuratore. Quindi è rimasto perché è stato costretto a restare ed ora ovviamente avanza le proprie pretese, che sono quelle di volere un contratto da 8 milioni di euro all'anno per i prossimi 4 anni, quindi di conseguenza è un investimento molto ma molto importante, e quindi bisogna capire adesso, sicuramente De Laurentiis non è intenzionato a corrispondergli questo stipendio e quindi arriveremo, se non ad un accordo, si metteranno d'accordo tra di loro, ma potremmo arrivare anche ad una rottura, noi ci auguriamo di no e vogliamo tanto che le parti arrivino ad una conclusione che sia sicuramente positiva per il bene del Napoli. Grazie Carmine, grazie per essere stato con noi, un messaggio, eccolo qui. Buongiorno Gifuni, buongiorno. Buongiorno al dottor Malfitano. E io volevo dire ai tifosi, ma non lamentiamoci sempre, 3-5-2, 4-4-2, Conte ne sa una più del diavolo. Voglio dire, ci lamentiamo sempre. Forza Napoli sempre, Antonio da Capua. Grazie Antonio da Capua. Gennaro da New York, basta andare a vedere l'Inter in campo e vedere gli 11 giocatori che giocano, scrive questo amico. Nascerà la piaga Kvaratskhelia e di conseguenza, come sempre, malumore nello spogliatoio. Non credo che con Conte possa accadere, possano esserci riverberi di situazioni contrattuali nello spogliatoio. Ma i problemi contrattuali ci sono sempre, quindi non è una questione. Certo, riguarda Kvaratskhelia, che è il personaggio di punta, l'uomo guida di questo Napoli. Però volevo rispondere un attimo al radioascoltatore, non ricordo il nome, che parlava di Conte, dei moduli. Lui ha ragione, Conte poi fondamentalmente, ragazzi, è quello del 4-2-4 in fase di attacco e il 5-4-1 in fase difensiva, quindi questo è
E poi non è male come impostazione. Conte sta giocando in questa maniera, che poi ci può stare McTominay tre metri più avanti o più indietro, ma Conte è questo, ecco. Allora ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi l'ultimo quarto d'ora con Mimmo Malfitano di martedì, oggi 1 ottobre 2024, Napoli primo in classifica. Mimmo Malfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport, in carne ed ossa nei nostri studi come ogni martedì per tutta la stagione. A tra poco. Rieccoci di nuovo in studio, Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni con voi, Mimmo Malfitano in carne ed ossa nei nostri studi con Gigi Soriani in regia. Un po' di messaggi, Quara scrive Renato, va ceduto prima che si rendano conto di quanto vale realmente, poi non lo prende più nessuno, quindi è uno che un po', insomma, scredita, comunque ha qualche diffidenza nei confronti del valore del calciatore. Gifo, grande Mimmo, ma una domanda per il dottore: Kvaratskhelia vale 8 milioni all'anno? Toni 54 scrive, vale 8 milioni all'anno o no secondo te? Beh, insomma, vedendo un po' come calmierizzato come dire l'aspetto contrattuale a livello europeo, è al ribasso, ecco, adesso direi che obiettivamente 8 sono un po' troppo. Poi da 1 milione 2 a 8, cioè De Laurentiis, credo, secondo me 6 milioni è una cifra molto onesta ed è già un passo importante che il Napoli farebbe, eh? Certo, certo. Molto. Francesco al telefono allo 0816363. Francesco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Vorrei fare una domanda per il signor Malfitano. Prego. Signor Malfitano, secondo lei, visto che lei conosce bene Mario Rui e ha visto le prestazioni di Spinazzola, secondo lei, se Conte a posto di Spinazzola, essendoci la possibilità, avesse fatto giocare Mario Rui, secondo lei quale sarebbe stata la differenza? La ringrazio e l'ascolto per radio che sto guidando. Grazie. Allora, Francesco. Innanzitutto, Spinazzola l'ha voluto Conte proprio per quel ruolo, quindi diciamo che in partenza sia il club sia l'allenatore avevano deciso di rinunciare a Mario Rui. Io obiettivamente, se Spinazzola regge sul piano fisico, io credo che sia un grande esterno, e fa proprio al caso del Napoli, che è una squadra che attacca, che ha attaccanti importanti. Però Mario Rui nell'intesa con Kvaratskhelia era quasi perfetto a volte. Sì, però stiamo parlando comunque di una condizione che l'allenatore non considera. E quindi di conseguenza, se un presidente spende 150 milioni di euro per accontentare il proprio allenatore, allo stesso modo mette da parte un giocatore se lo stesso allenatore gli dice che non rientra nei suoi piani. Qui non ci crede. Paolo al telefono 0816363. Buon pomeriggio, Paolo. Sì, salve, buongiorno a voi. Pure io c'è una domanda per il dottor Malfitano. Prego. Allora, vorrei chiederle veramente, alla luce degli acquisti che ha fatto quest'anno la società, partendo già dall'allenatore e dallo staff, con i calciatori che sono arrivati, proprio dall'alto della sua esperienza, perché comunque è un grande giornalista, questa squadra è veramente più forte di quella dell'anno dello scudetto? Grazie, l'ascolto per radio. Grazie Paolo. Ma guardi, io non lo so se sia più forte o meno, perché l'anno dello scudetto è un qualcosa di particolare. Ci sono state tante, come dire, combinazioni che hanno fatto sì che il Napoli dominasse un po' dappertutto, quindi direi che quella squadra lì per il momento possiamo tra virgolette considerarla più forte, però le dico che questa secondo me è strutturata per vincere. Allora, buongiorno Marziani, siamo fortunati ad avere una radio come questa, grandi professionisti, Gifuni e Sarnataro, schietti, sinceri e mai servi di nessuno, scrive questo amico. Ti seguo tutti i giorni, Forza Napoli sempre, Raffaele Gargiulo da Massa Lubrenza, si firma anche. Ma grazie. Quello è importante, guardate, avere la possibilità, la libertà di esprimere le proprie idee, i propri concetti, le proprie analisi in maniera libera, credo che sia il modo più onesto per fare
Allora, io ti dico la verità, Mimmo. Io avrei potuto fare altro nella vita. Ho scelto di fare il giornalista per passione e a Napoli, insomma, se segui il Napoli riesce a farlo pienamente, il giornalista a tutti i livelli, televisione, radio, carta stampata, eccetera. Se non potessi esprimere tutto quello che credo, senza malizia, perché io per esempio amo il Napoli, sono tifoso del Napoli da certo. quando sono nato e ho vissuto per il Napoli anche da ragazzo, quindi insomma, quindi se non potessi fare questo lavoro, come lo faccio? Cioè esprimendo senza malizia, senza tornaconto alcuno di nessun genere, quello che penso, quello che ritengo opportuno dire ed esprimere, io non lo farei più, non mi divertirei, non sarei contento di fare questo lavoro. E questo è quello che deve capire la gente. Se, quando non c'è un tornaconto, io credo che se ne accorga chi è attento e ci ascolta. Quando non ci sono tornaconti, non c'è malizia e si dice in maniera equilibrata e spontanea e trasparente quello che si pensa, credo che sia tutto Gianluca, corretto. Gianluca, io ho accettato con entusiasmo questa nuova esperienza proprio perché conosco te, conosco Dario e soprattutto so che Radio Marte è una radio libera, dove ciascuno può esprimere il proprio pensiero senza essere tirato per la giacca. Allora, al telefono, Gigi, c'era una telefonata, è caduta, ascoltiamo un po' di messaggi, eccoli qui. Via. Gianluca da Fuorigrotta, io penso che dopo le quattro partite che faremo, Roma, Milan, Atalanta, avremo un vantaggio di 3-6 punti. Bella, secondo me c'è da divertirsi poi. Non dobbiamo dimenticare che poi il nostro parterre di giornalisti completato da Emanuela Castelli che certo. è molto brava e quindi la salutiamo affettuosamente. Insomma, il sabato c'è Peppe Iannicelli, c'è Pasquale Tina nostro inviato, c'è Francesco Marciano che conduce di sera, insomma c'è un bel gruppo di giornalisti che più o meno la pensano allo stesso modo e questa è la cosa importante. Caro Mimmo, è vero, abbiamo parlato di Como, Empoli e Lecce. Chiamiamolo un Oktoberfest sulla carta, no? Perché sono partite certo. facili. Ma dopo, dal 29 ottobre al 24 novembre, Milan, quattro partite. Milan, Atalanta, Inter e Roma. Ecco, di seguito. Io ho detto, alla fine di queste prime quattro partite, il Napoli per me sarà primo con quattro punti di vantaggio sulla seconda. Poi aspettiamo, vediamo l'altro blocco per capire. Però dico, insomma, non è che possiamo poi andare a blocchi per capire effettivamente la forza di questo Napoli. Il Napoli già lo sta dimostrando e credo che sarà un continuo crescendo. Non so perché continuate a mettere l'Empoli nel conto delle squadre facili da affrontare. Ricordiamoci che ancora non ha perso una partita. Eh beh sì, certo, anche una valutazione, però. E non subisce gol facilmente l'Empoli, è una squadra che ha un'ottima difesa. Sì, però c'è anche da dire, caro amico, che ovviamente noi parliamo anche in base a quella che è, come dire, la forza tecnica, la qualità dell'organico. È chiaro che ogni partita non ha nessun risultato scontato, però seguendo un po' quelle che sono le statistiche, soprattutto valorizzando quello che è l'organico del Napoli, diciamo che in queste tre partite dovrebbe ottenere 9 punti. Buongiorno, ma solo io penso che se il Napoli vinca lo scudetto Conte se ne andrà? Ecco, avevo letto anch'io più di qualche nostro radioascoltatore che scrive questo. Beh, devo dire, insomma, obiettivamente mi sembra un ragionamento pessimistico e soprattutto si dà un'immagine di Conte sbagliata, perché io sono convinto invece che se Conte dovesse vincere continuerà ancora con più entusiasmo, perché l'idea di aver vinto uno scudetto e di potersi misurare poi nuovamente con le grandi d'Europa sarà per lui un motivo di vanto. Una domanda: che senso c'è, che senso ha acquistare un giocatore come Neres, forte e affermato, se poi fai giocare Politano? Ma gioca Politano perché in questo momento è il giocatore che garantisce le due fasi, poiché il Napoli ha bisogno, essendo una squadra che è propensa all'offensiva, ha bisogno anche di attaccanti che sappiano difendere. In questo caso
Politano è un giocatore a tutta fascia, Neres è un'ala destra che va dalla metà campo in su. Più offensivo, è vero. Messaggi vocali con Mimmo Malfitano, sentiamo. Buongiorno a tutti, sono Cesare. Buongiorno Cesare. Volevo dire, ho una mezza idea. Politano a posto di Mazzocchi e Neres a posto di Politano. Ma forse è un po' troppo offensiva quella squadra così. Ma poi Politano non è un difensore, è un giocatore che quando viene attaccato va a coprire. Potrebbe fare il quinto, forse con la difesa a tre, però, cioè il quinto di tutta fa, potrebbe, diciamo così, adattarsi in quel ruolo, però. Sì, ma poi come fai? Cioè, non è un giocatore che ha quella caratteristica, ovvero di difensore in questo caso. Sentiamo. Ciao Gianluca, ciao Mimmo, buonasera. Buongiorno. Allora, io volevo fare una domanda, ma oggi il Napoli, così competitivo, che ha palesemente una rosa profonda, secondo voi non rischia di, diciamo, avere dei giocatori in esubero, tipo Mazzocchi, non so, Ngong, giocatori che oltre la Coppa Italia, diciamo, probabilmente non giocheranno, e che forse è meglio vendere per fare tesoretto e comprare qualche altro giocatore, diciamo, un pochino più, che potrebbe servire un po' di più? Mimmo. Io mi permetto di dire, senza per carità offendere nessuno, ci mancherebbe, sono delle considerazioni tecniche. Per me il Napoli ha una panchina, diciamo, media. Non possiamo parlare, non possiamo confrontarla con quella dell'Inter, per esempio, che io ritengo forse l'organico più completo. E i vari, per esempio, Foloruscio, Simeone, forse lo stesso Neres, sono buoni giocatori, ma non sono giocatori attraverso i quali puoi avere chissà quale tesoretto. Quindi il Napoli poi ha bisogno di avere una panchina, non dico all'altezza dei titolari, ma quantomeno adeguata alle esigenze dell'allenatore. La signora Titti, moglie di Mimmo Alfitano, fa ottimi croquet, scrive Marco. La salutiamo Titti con affetto. Salutiamo Titti, ciao. Sono moglie. Buoni i croquet di Titti. Così si dice. Beh, per te sono buoni. Ma è una vecchia, devo dire, è una vecchia tradizione. Allora, ricordo ancora Mimmo Alfitano nella Banca Sannitica, ai Colli Aminei con Maddaloni. Esultare con contro alcuni di noi, vabbè, scrive questo amico, perché Mimmo Malfitano, io l'ho letto, perché dei Colli Aminei come il sottoscritto, e la Banca Sannitica era ai Colli Aminei e la farmacia Maddaloni era ai Colli Aminei, adesso c'è sempre, non è più di Maddaloni, però sono elementi storici per chi è dei Colli Aminei, e ai Colli Aminei ci sono molti giornalisti, perché Mimmo Alfitano è dei Colli Aminei, Paolo Del Genio anche dei Colli Aminei, Walter De Maggio è dei Colli Aminei, il sottoscritto è dei Colli Aminei, e ce n'è anche qualcun altro, se non vado errato. C'è anche il Mattino Cassero, che è di Nicolardi. C'era il grande capo Riccardo Cassero, ecco. E c'era Mario Cicelin, insomma, grande firma editorialista del Mattino, vabbè, ora c'è il figlio, però devo dire che i Colli Aminei è stata una buona fucina per la crescita di tanti di noi giornalisticamente parlando. Allora, siamo in chiusura, ci sono tanti messaggi che non abbiamo letto, ma martedì prossimo avremo nuovamente Mimmo Alfitano a mezzogiorno in punto. La Castelli chiede tempo. Time out, Castelli. Brigante 74 scrive: Maestro Malfitano, lei su Radio Marte rappresenta l'eleganza di un dribbling di Careca. Che bello. E con... Perché poi, tra l'altro, dovrà essere qualcuno che sa le mie preferenze, perché io sono stato innamorato di Antonio Careca, quindi per me è stato il più grande attaccante in assoluto che abbia avuto il Napoli. Poi c'è Higuain, c'è Cavani, però devo dire che Careca è un paragone che mi emoziona tanto. Grazie. E allora chiudiamo così quest'ora di martedì insieme in compagnia di Mimmo Malfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport, che ritroveremo in studio martedì, ma poi magari ci sentiremo magari un'altra volta nel corso della settimana. Grazie Mimmo per essere stato con noi, e a martedì prossimo. Grazie a tutti voi, è stato un momento veramente emozionante. A martedì.
Grazie a Mimmo Alfitano, grazie a Gigi Soriani e Spider-Man in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Adesso arriva un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte con Dario Sanataro in compagnia di Emanuela Castelli. Vedo anche Orestinio, il nostro brasiliano della radio in regia, e quindi possiamo chiudere così. Da Gianluca Gifuni è tutto, a domani con Forza Napoli sempre, mezzogiorno in punto qui su Radio Marte. Buon pomeriggio.